Ultima ora. È morta all'improvviso la famosa Miss Italia. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Napoli, in queste ultime ore, è avvolta da una nube di tristezza a seguito della notizia che ha sconvolto tutti. Addio a Marisa Iossa, Miss Italia 1959. La carismatica vincitrice, sotto la gestione di Enzo Mirigliani, è deceduta a Napoli all'età di 85 anni, lasciando un vuoto nel cuore di chi l'ha conosciuta e ammirata. Il destino aveva già segnato la vita di Marisa Iossa 7 anni fa, quando, all'età di 76 anni, fu coinvolta in un grave incidente stradale. Un tragico episodio che la vide vittima di un investimento da parte di uno scooter mentre si trovava all'uscita di un mercatino nel quartiere napoletano del Vomero. Miss Italia ha commemorato l'indimenticabile Iossa, sottolineando il suo trionfo nella finale del 1959 a Ischia, dove, a soli 21 anni, si è aggiudicata il titolo. Accompagnata dalla madre Anna, di origini greche, Marisa ha conquistato il cuore di tutti come una bellezza naturale. Non si trucca gli occhi né si tinge le sopracciglia e le unghie. La stampa dell'epoca descrisse la giovane vincitrice come un'essenza di autenticità, aggiungendo: premiata con 1.000.000 lire, Marisa fu anche fortunata a vincere una Vespa messa in palio dalla Piaggio pochi giorni prima del concorso. Il suo ricordo continuerà a vivere nell'immaginario collettivo, simbolo di eleganza senza tempo. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.